Verso Pescara Olbia, match in programma domenica alle 14.30. Drudi e Ingrosso recuperati, Janes rientra dalla squalifica, ancora indisponibile Dursi. Assai probabile la conferma della difesa a 3, Memushai potrebbe essere utilizzato tra le linee alle spalle di De Marchi e Ferrari. L'opzione è concreta, in tal caso il centrocampista albanese più incline ad attaccare gli spazi sarebbe libero di agire sulla tre quarti, andando però a schermare in fase di non possesso il regista avversario. Nel cuore del reparto nevralgico Pompetti e Rizzo, quest'ultimo per caratteristiche più centrale di metà campo che non mezzala. Una posizione del resto già occupata, con risultati assai confortanti nel Pescara di Pasquale Marino, stagione 2013-2014. Rizzo al fianco di Brugman nel 3-4-3 di partenza, poi un problema fisico e la decisione del tecnico di Marsala di alzare in quel ruolo Zuparic. In entrambi i casi una svolta dopo un pessimo avvio, infatti Biancazzurri furono capaci di inanellare 8 vittorie e 2 pareggi, dunque Auteri potrebbe riproporre lo stesso accorgimento, se così fosse una sorta di 3-4-1-2 con Memushai a ridosso di Ferrari e De Marchi. In difesa l'imbarazzo della scelta, certo l'impiego di Cancellotti e Drudi, l'esperto difensore romagnolo rientra dopo un mese di assenza a causa infortunio. Per l'altra maglia non è esclusa la conferma di Veroli sulle fasce Zappelle Zita. Nell'Olbia fuori per squalifica l'attaccante italo-nigeriano King Udo, ex Lanciano. Difficile il recupero del difensore Arboleda, ex L'Aquila. In difesa ballottaggio pisano Simone Pinna. Sistema di gioco 4-3-1-2. In cabina di regia l'abruzzese di Casoli, Manuel Giandonato, ex Giovanili Delfino. Davanti Biancu alle spalle di Ragazzu, anch'egli ex Lanciano, e Simone Mancini. 49 presenze e 17 gol con la Primavera biancazzurra. La gara Pescara Olbia sarà diretta da Filippo Giaccaglia di Iesi.